Ciao, sono Carolina e sono felice di accoglierti al corso di Educazione Digitale Neoconnessi Silver, il progetto di Wind3 che educa a un uso consapevole e responsabile di internet e della tecnologia. Oggi ci avventuriamo nel mondo delle app o applicazioni, cioè quei programmi che permettono al dispositivo di applicarsi nelle azioni più disparate, dalle previsioni meteorologiche alla prenotazione del tavolo al ristorante, dalla messaggistica per amici e parenti alla prenotazione delle visite dal medico. Buona lezione! Le applicazioni sono istruzioni che programmano le azioni del nostro dispositivo. Sono indispensabili per il funzionamento del nostro smartphone e sono rappresentate da piccole icone. Prendi il tuo smartphone e osserva la schermata Home. Ogni icona permette di accedere alle funzioni di un'applicazione utile a ricevere e inviare messaggi, archiviare immagini, calcolare, ascoltare musica e molto altro ancora. Ma dove si possono scaricare le app? E come posso ottenerne di nuove? Alcune app erano già presenti nel tuo dispositivo al momento dell'acquisto. Altre probabilmente sono state installate in seguito, magari con l'aiuto di qualche familiare o amico. Le applicazioni possono essere scaricate dallo store, cioè dal negozio, che è presente sul tuo smartphone. Negli store sono presenti giochi, film, libri e migliaia di applicazioni di tutti i generi: intrattenimento, utilità, lavoro. Apri il tuo store e dai un'occhiata con me alla scheda Categorie. La trovi nella parte alta dello schermo. Se sei un appassionato di sport, per esempio, potresti trovare qui numerose app per il tuo tempo libero. Oppure puoi effettuare una ricerca nello spazio identificato con una lente di ingrandimento. Cerca, per esempio, ricette di cucina. Troverai una carrellata di app utili per cucinare. Ma vediamo insieme in concreto come si fa a scegliere le applicazioni e a scaricarle sul tuo smartphone. Ecco un esempio. Avvicinati alla lentina. Toccala leggermente e scrivi lettore QR code. QR è un'abbreviazione dall'inglese Quick Response, cioè risposta rapida. Scansionando un codice QR dalla confezione di un prodotto, da un sito o da un tavolo del ristorante, verrai indirizzato su un sito dove troverai informazioni più dettagliate. Potrai fare un pagamento veloce oppure visualizzare il menu di un ristorante. Ecco che questa app ti servirà per scansionare e decodificare qualsiasi codice QR. Per farlo è sufficiente aprire l'app e puntare la fotocamera sul codice che si desidera scansionare. L'app rileva, acquisisce, legge e decodifica automaticamente il contenuto a cui il codice è abbinato. Ma torniamo a noi. Prima di procedere all'installazione dell'app, bisogna verificare le condizioni di acquisizione. Clicca su Info sull'app per raccogliere maggiori informazioni. Nel nostro caso, scoprirai che l'applicazione è gratuita e non contiene annunci pubblicitari. Altre applicazioni permettono i cosiddetti acquisti in app, cioè l'acquisto di funzionalità aggiuntive mentre sei nell'app che stai usando. Altre app ancora sono a pagamento. Prima di procedere all'installazione, ti consiglio anche di consultare le recensioni degli altri utenti per poter valutare la validità dell'applicazione. Ora siamo pronti per l'installazione. Tocca leggermente il tasto Installa e attendi il tempo dell'installazione. Una volta installato, fai un tocco leggero su Apri. All'apertura dell'applicazione potresti dover dare il tuo consenso, come l'accettazione di termini e condizioni e la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa privacy. In altre app viene richiesta l'autorizzazione per accedere alla posizione del dispositivo, necessaria ad esempio per l'elaborazione delle previsioni meteo. In altri casi, in base alla funzione dell'app, vengono richiesti l'accesso alla telecamera e al microfono.
Se l'app deve accedere a qualche piattaforma di servizi, ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, Facebook, bisogna procedere a un'installazione più articolata, rispondendo alla richiesta dei dati per creare le credenziali di accesso. Spesso, per accedere alle funzioni più recenti e alle migliorie in termini di sicurezza e stabilità dell'app, è necessario fare l'aggiornamento. Entra nel tuo store e verifica di essere nella pagina Applicazioni. Cerca l'app che vuoi aggiornare, inserendo il suo nome di fianco alla lentina. Se non vedi il tasto Aggiorna, significa che l'applicazione non ha bisogno di aggiornamenti. Altrimenti, tocca il tasto Aggiorna. Puoi anche scegliere di disinstallare un'app. Ecco come fare. Vai alla schermata Home e tocca l'icona dell'app da disinstallare. Tieni premuta l'icona per qualche istante e, alla comparsa del fumetto con la scritta Rimuovi, selezionalo. Le app sono programmi specializzati per supportare lo smartphone a gestire ogni tipo di attività e sono quindi diventate indispensabili. Bisogna però fare attenzione a scegliere un'app, verificando che i requisiti di sicurezza siano rispettati, per evitare l'acquisizione di componenti che possono violare i nostri dati e la nostra privacy. Com'è possibile adottare degli accorgimenti? Imposta il blocco all'accesso del dispositivo col PIN, meglio se con dati biometrici, l'impronta digitale o il riconoscimento facciale. Se hai la necessità di scaricare un'app quando sei fuori casa, utilizza la connessione del tuo operatore di telefonia mobile oppure collegati a una rete Wi-Fi protetta. Non collegarti alle reti Wi-Fi pubbliche perché sono più vulnerabili agli attacchi informatici. Scarica le app solo dagli store ufficiali che garantiscono un maggior controllo dei parametri di sicurezza. Leggi con attenzione la politica sulla privacy. Se i termini riguardanti la salvaguardia della tua privacy sono poco chiari, evita di scaricare quella app. Ti consiglio di orientarti verso altri servizi e altre app simili che garantiscono maggiore attenzione alla tua riservatezza. Ci sono moltissime applicazioni utili che rendono la vita più semplice e che sicuramente apprezzerai tanto da non poterne poi fare a meno. Fra le applicazioni più diffuse troviamo, per esempio, le previsioni del tempo, la ricerca di un luogo, di un esercizio commerciale, di un ristorante o uno studio medico. Puoi trovare offerte per gli hotel, prenotare esperienze, oppure un tavolo nei migliori ristoranti e scoprire posti che meritano di essere visitati. Alla fine del viaggio potrai essere tu a dare consigli e recensioni che l'app metterà a disposizione degli altri utenti. Un'altra app che potresti apprezzare è Radio Italiana FM. Con questa app potrai ascoltare in diretta tutta la Radio FM d'Italia. A tua disposizione musica, notizie, sport, programmi e tutto ciò che ti interessa. In diretta potrai ascoltare la tua radio preferita, ovunque tu sia. Se sei un cliente Wind 3, proviamo a scaricare insieme l'app che consente di gestire tutto ciò che riguarda la tua offerta. Apri la schermata Home e cerca l'icona del tuo store, verificando in basso di essere nella pagina Applicazioni. Fai un leggero tocco sulla lentina e digita Wind 3. In questo caso, notiamo subito la scritta contiene annunci, cioè significa che dobbiamo aspettarci forme di comunicazione commerciale al suo interno, ad esempio per personalizzare il tuo piano telefonico con nuove offerte. Fai un leggero tocco su Installa e segui le istruzioni. Ti consiglio di installare anche l'app Wind 3 Security Pro, per proteggere il tuo smartphone da virus e navigare in sicurezza. Tra le sue principali caratteristiche e funzionalità troviamo connessione sicura con VPN inclusa. Il VPN è l'acronimo di Virtual Private Network, ossia rete privata virtuale. È un servizio che protegge la connessione internet e la privacy online. Troviamo anche la scansione automatica delle reti Wi-Fi, anche quelle pubbliche, per rilevare eventuali pericoli.
Troviamo come proteggere le foto in un archivio criptato, la scansione automatica dei virus, la protezione di password e credenziali e notifica qualora venissero violate. Infine, troviamo come ottimizzare le prestazioni dello smartphone. Per scaricare questa app, bisogna prima attivare l'opzione recandosi in un negozio Wind3, oppure attivarla direttamente online tramite l'area clienti di wind3.it, oppure chiamando il 159. Una volta attivata l'opzione, si riceverà un SMS contenente il link per scaricare l'app Wind3 Security Pro. Aperta l'app, si potrà accedere direttamente inserendo l'utenza su cui hai attivato l'opzione. Hai completato anche questa lezione. Hai imparato a conoscere le applicazioni degli smartphone, cosa sono, come installarle, aggiornarle, eliminarle. Da oggi, quando hai un problema, scarica l'app. La vita è molto più semplice con le applicazioni adatte alle tue esigenze. Arrivederci al prossimo video!